Bene, bene, bene. Allora, in questo video di che cosa parliamo? Parliamo dell'uomo sposato, quindi un tipo di uomo da non frequentare assolutamente. E tu dici, ah sì, vabbè, ho aperto il video per sentirmi dire questa cazzata. Io non la mangio quella, sono carnivoro, eh? Quella la mangio solo quando sgarro. Per sentirmi dire questa cazzata, beh sì, per sentirti dire questa cazzata e forse guardare questo video la prossima volta che ti viene in mente di farti riempire da qualche uomo sposato, no? Perché per quanto questo possa essere brutto da dire, ovviamente non è il massimo del linguaggio consono, ma sicuramente frequentare un uomo sposato non è proprio il massimo della vita. Io personalmente ho conosciuto gente che frequentava gli uomini sposati e era un lamento continuo, era un disastro continuo, era un devasto costante. Tutti i giorni si lamentavano, tutti i giorni si disperavano, tutti i giorni piangevano su loro stessi. Perché? Perché l'uomo sposato non ti sta usando come amante, ti sta usando letteralmente come giocattolo e tu stai lì che aspetti, che speri, proprio lì felice, capito? Sprizzante di gioia, proprio donna felice, donna alternativa, no? Che non solo contribuisce a un tradimento, cioè nel senso, sicuramente se hai cercato un uomo sposato su YouTube o ti è apparso questo video e lo stai guardando fino in fondo, lo sai che lui è sposato, forse c'ha la fede, sai, quelle fedi schifose, grosse, fino grosse, che sembrano, non so, dei tozzoni di oro al dito, no? E tu stai lì che frequenti un uomo sposato, ma perché? Cioè, perché con miliardi di persone sulla faccia della terra, tu, donna moderna, che cosa fai? Donna alternativa, io vado a prendermi quello che già hai preso di qualcuno. A parte che, cioè, perché non devi sposare? Cioè, perché non devi frequentare un uomo sposato? Prima di tutto, quello è di un'altra persona, letteralmente. Cioè, come se una persona ci avesse quasi, diciamo, messo il marchio sopra, soprattutto se è sposato. Posso capire se sono impegnati, sai, tradisce, dice, vabbè, poi la lascia e viene con te. Ma uno sposato c'ha un vincolo matrimoniale al quale poi si deve anche sottrarre qualora voglia installare una cosa seria con te, e si deve sottrarre a questo per fare che cosa? Per rischiare poi di dover pagare spese legali, eccetera. Ma quando mai? Ma chittesi, come si dice a Roma e in provincia di Roma, chittesi, ma ti pare che realmente un uomo sposato possa pensare di fare qualcosa di serio con te? Sì, qualche percentuale irrisoria succede, magari è probabile che accada in qualche multiverso, nell'altro. Magari in altri mondi ci sono coppie sposate dove la chance che un uomo lasci la persona che ha sposato è altissima, ma oggi qui in questo universo, buongiorno, è bassissima. Quindi non solo contribuisci a un tradimento, quindi stai distruggendo, se fa la sfascia famiglie, se la vogliamo dire in questo modo. Perché comunque l'unione tra due persone si crea un nucleo familiare e poi se c'è il bambino, ok, altrimenti no. Ma tu, cioè, stai facendo proprio una cosa che a livello anche karmico è distruttiva, cioè proprio è devastante. Io non te lo suggerirei. E inoltre devi sfuggire, cioè nel senso devi proprio scappare da quest'uomo. Pensare poi di convincere un uomo sposato a venire con te a fare queste cose non è possibile, o meglio, ci puoi mettere puoi metterci dei paletti, ma sicuramente non è una condizione per te super funzionale, anzi è super disfunzionale. Cioè tu immagina che pensi, cioè, perché quello è l'uomo con cui mi frequento, adesso sta con sua moglie, poi esce con me, cioè, ma che è? Ma che. Cioè, nel senso, no? Ma non hai rispetto, non hai dignità, ti pieghi a che cosa? Alla vergogna della tua speranza. Perché
Ti pieghi al piacere per calpestare la tua dignità. E allora tu, donna, no? Quando dici proprio cosa fai, quindi che cosa stai facendo? Metti adesso a posto, perché però? Perché sei incosciente, cioè se frequenti un uomo sposato è perché da donna non sei cosciente dell'apertura alle possibilità che hai rispetto a un uomo. Una donna al giorno d'oggi ha delle aperture maggiori, cioè parliamoci chiaro, le aperture sono infinite per una donna rispetto a un uomo. Ti basti pensare a un social network, ti basti pensare a un'app di dating online, ti basti pensare che se vai in giro o se frequenti degli ambienti dove comunque coltivi i tuoi interessi, i tuoi hobby, potresti semplicemente essere approcciata con maggiori chance rispetto a un uomo, specialmente in questa società ad oggi, nel 2020. Quindi a favore delle donne, e tu che fai? Ti metti a frequentare un uomo sposato, devi assolutamente evitare. E perché? Perché vuoi non uscire con un uomo sposato? Perché uscire con un uomo sposato comporta una relazione clandestina, quindi comporta una relazione di malessere long term. Cioè, se tu prendi una, adesso quello è lontano, se tu prendi una bilancia, no? E bilanci benessere e malessere del frequentare un uomo sposato, il malessere è di gran lunga più pesante rispetto all'altra. Questi capelli cottonati mi stanno un po' sulle palle, mi stanno cominciando a dar fastidio. Adesso mi faccio la boccia, giuro. Stai dando un peso a che cosa? Peso malessere 10 kg, peso benessere 1 kg. Te lo dico io perché? Perché 6 giorni stai in devasto mode, quindi sei devastata, sei martoriata, sei reclinata, e un giorno, quando lo vedi che magari non può stare con la moglie, allora viene da te, perché viene dalla moglie, stai in happiness mode. E allora una relazione carina, secondo te, dovrebbe essere una relazione dove io frequento una persona e sto male più perché penso a lei, o sto bene, e sto bene soltanto quando sto con lei, oppure sto bene sia quando sto con lei e pure quando stiamo insieme perché ci sentiamo, ci frequentiamo, stiamo bene insieme? No, è normale che, cioè, una relazione deve essere qualcosa di positivo, qualcosa di buono per te, non deve essere una cosa che ti ammazza la vita. E qualsiasi, io ti ripeto, qualsiasi relazione clandestina, qualsiasi relazione con un uomo sposato ti porta al devasto, ti porta all'annichilimento di quella che è la tua condizione di persona magari equilibrata, che in questo caso è squilibrata, quindi in questo caso ti stai deficitando, ti stai rendendo problematica, ti stai creando un problema, probabilmente perché non ti valorizzi abbastanza, non pensi di potermi dare altro, e quindi non è che sia sempre così, questo è uno dei motivi principali. E quindi quello che succede è che tu stai lì e pensi e dici: ok, io questa persona posso stare solo con questa persona è unica, questa persona non è unica, questa persona non è speciale, è unica per un'altra persona che è la moglie. Tu dovresti trovare una persona per la quale appunto non sei una ruota di scorta, non sei un amante, ok? Non sei questo. Se vuoi vivere bene, se vuoi vivere insano, ok? O comunque vuoi cercare di avvicinarti a un ipotetico stile di vita migliore, sano, insomma, anche a livello mentale, credo. Ecco perché non devi sposare un uomo, sì, non devi frequentare un uomo sposato.